In una serata di premi, ma anche glamour come questa, non potevano mancare gioie intese proprio come meraviglie, pietre, metalli preziosi. Gemma G è colei la quale ha realizzato le opere che questa sera verranno distribuite durante le premiazioni. Come dicevo, sono opere preziose. Allora, come nasce, Raffaella, questa idea? Cioè, Gemma G, le sue origini? Le origini di Gemma G sono simpaticissime, in quanto è un nome che è nato quasi in una dedica per mio marito, che mi ha spinta a creare questo brand. E io da buona partenopea, donna mediterranea, ho un grande amore per i colori, e sempre avuto questo grande amore per i colori, ma poi sono vissuta in Toscana tanti anni, dove ho potuto vedere da vicino questa grande passione per l'oreficeria. Per me è una gran passione, infatti io mi occupo soltanto della creazione, della scelta dei colori e di tutto quanto. Il laboratorio rimane in Toscana. Ecco, un'anima napoletana trapiantata in Toscana. Le tue creazioni, in particolare mi riferisco a quelle di questa sera, che sapore avranno? Ti sei ispirata a qualche tema particolare? Dunque, poiché questa è una serata un po' particolare, una premiazione ispirata alla Ekberg e poi un po' ballo in maschera per tante signore, ho creato un bracciale di perle con un inserto gioiello molto raffinato, ed è un cadeau che andrà a tutte le signore presenti, indistintamente da chi sarà premiato o meno, e poi delle creazioni esclusive per le premiate, quale Sandra Mia. Chi altro ci saranno? Ci sarà Barbara De Rossi, la signora Pampanini. Pampanini e altri, e la nostra qui presente. Sono delle creazioni esclusive, pezzi unici creati per loro, pensando più o meno ai loro colori, alle loro storie, con pietre naturali e metalli preziosi. Dal premio Anita Ekberg prima edizione, Gemma G, poi dove guarda? Qual è la tua prossima tappa a livello di presenza proprio come marchio? E adesso fiere, eventi. Stiamo partendo per Miami, dove abbiamo dei contatti, apriamo una sede, una succursale lì a Miami, e noi ci occupiamo più che altro di distribuzione all'ingrosso, in effetti. E la nostra distribuzione avviene via web, con l'e-commerce, così come la gioventù vuole, il mercato ci propone. E quindi faremo distribuzione all'ingrosso da Miami. Allora, un tuo personale pensiero, nonché augurio per questa serata. Prima edizione del premio Anita Ekberg, quindi che cosa possiamo dire agli amici di Libri.tv che ci seguono, perché si tratta di un'anteprima assoluta. Intanto Anita Ekberg, un'icona. Assolutamente un'icona, e sono onorata, emozionata di essere una degli sponsor di questa prima edizione così importante. Spero di portare tanta fortuna a questa edizione, e con tutti i cadeau meravigliosi, che siano di buon auspicio.